Cari figli, mio figlio, in quanto Dio, ha sempre guardato oltre il tempo. Io, in quanto sua madre, per mezzo di lui vedo attraverso il tempo. Vedo cose belle e cose brutte, ma vedo che c'è amore e bisogna fare in modo che sia reso manifesto. Figli miei, non potete essere felici se non vi amate gli uni gli altri, se non avete amore in ogni situazione e in ogni momento della vostra vita. Ed io, come madre, vengo a voi per mezzo dell'amore, per aiutarvi a conoscere il vero amore, a conoscere mio figlio. Per questo vi chiamo a rinnovare continuamente la vostra sete di amore, fede e speranza. L'unica fonte dalla quale potete dissetarvi è la fiducia in Dio, mio figlio. Figli miei, nei momenti di inquietudine e di rinuncia, basta che cerchiate il volto di mio figlio. Vivete le sue parole e non abbiate paura. Pregate e amate con sentimenti sinceri, con buone azioni, e aiutate finché il mondo cambi e il mio cuore trionfi. Come mio figlio, anche io vi dico di amarvi gli uni gli altri, perché senza amore non c'è salvezza. Vi ringrazio, figli miei. La Madonna ha concluso il messaggio dicendo a Miriana che non avrà più le apparizioni ogni due del mese, ma solo il 18 di marzo. Ringraziamo ancora una volta la Madonna per aver poggiato i piedi su questa terra e averci portato il messaggio. Tutti i nostri cuori sono in attesa, sono anche forse un po' tristi, perché questo messaggio improvviso di non ricevere più i messaggi il 2 lascia i cuori in sospeso. Ma chi segue Medjugorje da tanto tempo sa che questo momento sarebbe arrivato prima o poi, e che questo vuol dire che ci sarà il tempo vicino ai segreti. È probabile, è una mia supposizione. Comunque, in questo messaggio la Madonna ci dice di avere speranza, di andare a bere come la Samaritana alla fonte, che è Gesù, che è suo figlio. Quindi non perdiamo la speranza anche in questa emergenza, dove siamo reclusi, anche dove tante persone stanno perdendo la vita. Noi guardiamo in alto con i nostri cuori, con i nostri occhi, e mettiamo le ginocchia per terra. Diamo la nostra testimonianza anche con una telefonata, anche con un piccolo messaggio, che avere fede in Dio fa la differenza. Io vi saluto, vi abbraccio e vi stringo al mio cuore, la vostra piccola matita del cuore.